Allora, ci troviamo in questo settembre particolare post-lockdown, dove da poco sono ricominciate le scuole, si cerca di tornare a una vita normale, si cerca la quotidianità. Commercialmente Merate in questo caso sta andando contro tendenza. Purtroppo abbiamo visto tutti nelle grandi città soprattutto quante attività commerciali, quanti locali non sono chiusi o non hanno potuto più riaprire dopo la chiusura forzata dei mesi precedenti. Merate invece, al contrario, quattro imprenditori hanno creduto in noi e aperto le loro attività nel nostro centro storico. Quindi un segnale sicuramente positivo che vorrei trasmettere a tutti i miei associati, gli associati della nostra amica, tutti i commercianti, di tenere duro, di essere propositivi e positivi, che sicuramente Merate può crescere ancora. Un benvenuto ai nuovi arrivati e un augurio di buon lavoro a tutti noi. Quattro attività commerciali che aprono Merate è un segno di fiducia e di speranza, che è quello che abbiamo cercato di fare dopo il lockdown come amministrazione comunale, sostenendo le aperture dei giovedì sera dei commercianti che tanto bene hanno fatto la nostra città. Abbiamo recentemente trovato 200.000 euro di risorse proprio a sostegno dei negozi di vicinato con due bandi che sono tuttora aperti e al quale invito tutti i commercianti a iscriversi. Infine, non mancheranno le iniziative da qui a Natale a sostegno proprio delle attività commerciali. Questo per rendere Merate più attrattiva, che è ciò che consente a un imprenditore di scegliere Merate proprio per la bellezza della città e per l'attrattività delle nostre iniziative. Infine, un in bocca al lupo ai quattro imprenditori che aprono, ma soprattutto complimenti e forza e coraggio a tutti i commercianti che quotidianamente alzano la serranda nonostante il periodo di crisi.